Oggi vi presento Glitter Nail Polish della Pupa. Sono usciti vari smalti di questi. Io ho preso questo che è l'820 e ne ho presi altri 4. Intanto proviamo questo. Questo è il risultato di questo. Sono molto glitterati, però io vi consiglio sempre di fare due passate. Questo, che è un blu con varie sfumature, il numero è l'824. Questo secondo me va bene anche facendo una sola passata. Quello giallo invece due passate è meglio. Questo che è un grigino, il numero è l'818. Questo come il giallo secondo me è meglio con due passate, il numero 826, il numero è 826, il risultato è questo, questo e questo secondo me possono essere usati anche con una sola passata perché vanno bene, coprono bene. Questo e questo, 818 e 820, vanno usati con due passate perché sono più trasparenti.